punti pesanti per il Savona qui sul campo del Necchi Balloni di Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che viene sconfitto per 3-2 dalla formazione ligure, ma una partita profondamente segnata dal nervosismo e anche, ci permettiamo di dire, dall'arbitraggio. Primo quarto d'ora molto apatico, poi al 16esimo gli equilibri si spezzano. Ruggero da fuori area scarica il destro, potente ma piuttosto centrale. Fonzato si complica però la vita, lasciando rimbalzare la palla sul petto, e il rimpallo favorisce Boggian che di rapina segna l'1-0. Pochi minuti per festeggiare però per il Savona, perché al 20esimo Falchini viene steso in area da Ferrando, l'arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. Fabio Piacini tira e spiazza Prisco una prima volta, poi l'arbitro fa ripetere il penalty per invasione d'aria da parte dei compagni, e ancora una volta Fabio Piacini infila nell'angolino basso alla sinistra di Prisco. Al 23esimo, tre minuti più tardi, scoppia il caos in campo. Fallo di Falchini che alza forse il gomito sull'avversario Clarei, e subito l'arbitro estrae il cartellino rosso per l'attaccante del Real Forte Querceta. Subito accese le proteste dagli spalti e dalla panchina, dove furioso si manifesta il mister Guido Pagliuca, e giallo anche per proteste a Fabio Piacini. In 10 uomini il Real comunque si mantiene pericoloso, anche se al 35esimo il Savona sfiora il gol da punizione dal limite, fallo di Capitan Verdi. Sul tiro preciso di Nappello però si oppone un buon Fonzato in tuffo con la mano di riporto che evita il peggio. Al 46esimo, in chiusura del primo tempo, ancora nervosismo in campo con Ferretti che in corsa impatta con Prisco in uscita, e Monticone ha qualcosa da ridire all'attaccante Forte Marmino, ma niente conseguenze. Nella ripresa poi Lorenzo Piacini al sesto minuto serve in profondità Ferretti, tenuto ingenuamente in gioco da Mariotti, nell'uno verso uno con Prisco lo fredda con un potente destro sotto la traversa senza lasciargli speranza. Al 23esimo Fenati tenta il tiro da fuori, ma sfiora il palo alla destra di Fonzato, facendo tremare il pubblico del Necchi Balloni, ma senza conseguenze. Al 25esimo poi arriva il gol del Savona col cross di Mariotti, perfetto sul secondo palo, e Clarei che di testa anticipa Fonzato in uscita. Un minuto più tardi, nell'azione seguente, il Savona ancora una volta si porta in vantaggio 3-2 con De Martini appena entrato, che lanciato in profondità coglie la zampata vincente che fredda l'estremo difensore Forte Marmino. La partita prosegue su sbalzi di nervosismo dentro e fuori al campo, tanto che Scienza, che si stava riscaldando del Savona, viene espulso, e così pure al 42esimo Guido Pagliuca per la sesta volta stagionale. Al 52esimo, dopo 7 minuti di recupero, Lorenzo Piacini, su punizione di Fabio Piacini, trova una zampata che potrebbe essere vincente, ma finisce alta, arriva il triplice fischio e per il Real Forte è un'altra sconfitta.